Daniele Celienti, impiegato ormai stabilmente nei tre di difesa, è arrivato quasi come un esterno, no? Di centrocampo difensivo. Sì, il mister mi sta provando come terzo di difesa vicino a Daniele, mi sto trovando molto bene e devo dire la verità, anche il capitano ci sta aiutando molto a livello difensivo e penso che possiamo migliorare tanto. Cosa ti ha portato a Siena? Siena, la piazza la dice tutta. Io sono del Napoli, appena ho ricevuto la chiamata del Siena ho preferito questa piazza su tutte perché penso sia la migliore e penso abbia il progetto migliore che ci sia ora in C. Cosa ti aspetti da questa annata di Lega Pro e cosa ti aspetti a livello personale? Mi aspetto da questa annata di Lega Pro, aspetto che noi possiamo fare un buon campionato, partita dopo partita, migliorare seguendo le istruzioni del mister e penso ci possiamo togliere belle soddisfazioni. A livello personale spero di dare un contributo notevole a questa squadra, a questo gruppo, al mister, perché voglio ricambiare la fiducia che mi è stata data. Cosa rappresenta Porta Nova per un giovane difensore come te? Per me Porta Nova può essere davvero un esempio di calciatore a livello anche fuori dal campo perché l'ho conosciuto, lo conosco da un paio di settimane e vedo che è un ottimo capitano che può darci una mano su tutti i fronti, a livello emotivo, a livello agonistico, a livello fuori dal campo e devo dire la verità, per ora mi ha dato davvero un'ottima impressione. Dovendo tracciare un bilancio, a che punto è la Roburziena? Se uno fa un po' il giudizio complessivo, no, sul ritiro di Casteldelpiano. Vabbè, abbiamo appena finito il ritiro e penso sia appena iniziata la stagione nemmeno, perché siamo ancora a lavorare, stiamo lavorando duro e abbiamo ancora un po' le gambe imballate, penso sia normale. Queste sono amichevoli che ci servono per conoscerci, per migliorare, per testare i moduli del mister e tutto. Siamo all'inizio e miglioreremo sicuramente. Tra una settimana però c'è subito il primo impegno ufficiale, la Coppa Italia a Prato. Sì, ci stiamo preparando in vista della Coppa Italia e il mister ci sta dando delle soluzioni e noi le stiamo prendendo sul serio su tutti i fronti. Senti, hai vissuto la scorsa annata a Pistoia, la Pistoiese in Lega Pro, ecco, puoi dirci un po' a che livello tecnico, di tasso tecnico è questa categoria? È una categoria un po' bugiarda perché ci sono squadre di vero spessore, anche l'anno scorso abbiamo incontrato lì a Pistoia, abbiamo incontrato davvero squadre abbastanza forti e penso che la categoria non sia affatto facile, bisogna stare con i piedi ben piantati a terra e migliorare partita dopo partita.